Buongiorno, oggi vi parlerò di On Guard, che è arrivato il mio fantastico kit che ci arriva dentro a questo carinissimo astuccio di doTERRA. All'interno c'era il dentifricio di On Guard, le pasticchine, lo spray disinfettante per le mani, le caramelle, il sapone per le mani, il roll-on che io adoro, che è già pronto, già diluito in olio frazionato di cocco, già diluito da spalmare direttamente sulla parte. On Guard è un potentissimo antivirale, antibatterico, veramente super adatto a questo periodo perché previene, rafforza le difese immunitarie, quindi previene l'insorgere di virus, di batteri. Anche le caramelline sono buonissime, ne basta una al giorno perché sono ricche veramente di sostanza. Le pasticchine sono adatte proprio ad alzare le difese immunitarie, per esempio io le ho prese per mia nonna. Lo spray naturale al 100%, quindi possiamo evitare di utilizzare tutti quei prodotti pieni di sostanze chimiche ed è veramente protettivo. Il sapone per le mani, lo stesso, io lo diluisco in un sapone base neutro perché è veramente potente, ha tantissime proprietà e quindi ne basta veramente poco. E il dentifricio aiuta tantissimo per prevenire e anche combattere tutte le infiammazioni delle gengive, dei denti. Io, per esempio, sono molto tendente. E vabbè, l'olio essenziale che non era all'interno del kit, questo ce l'avevo di già. Si può usare in svariati modi, si può usare sia a livello topico che ingerito che diffuso nell'aria. A livello emozionale è molto utile per rafforzarsi e per proteggersi, sentirsi protetti, quindi sentirsi, non sentirsi troppo influenzati dalle circostanze esterne, quindi sia a livello proprio di virus e di batteri, sia a livello emotivo. Per le cose, le situazioni che ci possono succedere, ci aiuta a creare questa barriera di forza che non lascia entrare ciò che non vogliamo far entrare. Quindi è un olio essenziale veramente stupendo. All'interno ci sono 5 oli essenziali, è una miscela che doTERRA ha fatto e sono cannella, chiodi di garofano, eucalipto, rosmarino e arancia dolce, scorza di arancia dolce. Quindi è anche veramente buonissimo. A me piace tantissimo metterlo o dentro ai frullati o dentro una macedonia. Si può mettere dentro una tisana e dà proprio un senso di protezione, di rinforzo. E poi è anche un profumo molto dolce, molto delicato e molto buono. Se volete saperne di più, potete scrivere nei commenti sotto a questo video, potete visitare la mia pagina Facebook Giada Giallini e continuare a seguirmi sul mio canale YouTube. Grazie, buona giornata.